Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi secondo unboxing in collaborazione con il sito BBCraft. Se vi siete persi la prima parte dell'unboxing, ve la linko qui nella id informazione. In quel video vi ho mostrato i primi 5 prodotti scelti appunto dal sito di BBCraft. Oggi in questo unboxing voglio mostrarvi questi due prodotti, uno in particolare che è nuovo negli articoli appunto di BBCraft, quindi voglio dedicare un unboxing a questo nuovo prodotto. Il primo prodotto che vi mostro in collaborazione con BBCraft è questo graziosissimo set di ecopelle. Questo è il codice del prodotto e questo principalmente l'ho scelto perché il secondo prodotto che vi mostrerò è una fustella, precisamente una fustella di tipologia Biggs, che consente appunto di tagliare anche le copelle. Quindi andrò a provare e testare con le copelle scelte appunto dal sito di BBCraft, così vi saprò dire se questo tipo tipologia di copelle va bene anche per quella tipo di fustella. Quindi andremo a testare insieme tutto in modo da poter vedere se questa copelle è adatta a quelle fustelle. Queste copelle precisamente sono, credo, 12 foglie. Aspettate che apro il tutto. Ci sono diverse colorazioni, come vedete, una più bella dell'altra. C'è questa colorazione davvero stupenda, che è tipo una sorta di verde tendente al blu. Non so definirlo come colore, però è davvero molto bella. C'è questa che è un giallo, poi questa che è viola, marrone, rosa, c'è fucsia, nero, bianco, marrone, questo è un marrone un po' più intenso. Sì, sono due. Questo è un marrone tipo una sorta di cuoio, per intenderci. Questo è un blu. Questo è tipo un color sherry, color ciliegia. E questo che è una sorta di rosso. Davvero molto molto belli. Le dimensioni sono esattamente, un attimino che prendo il telefono così vi dico tutte le informazioni necessarie. Precisamente sono misura. L'avevo letto da qualche parte, sì, ecco qua, 34 x 20 centimetri, è scritto qui in basso. Sono davvero delle bellissime colorazioni, una più bella dell'altra, e questo con queste copelle andrò appunto a sperimentare con questa fustella. Adesso vi mostro anche la fustella. Spostiamo le copelle, aspetta, lo metto qui. La fustella che vi dicevo è questo qui, questo è il nuovo prodotto. Sono appunto la tipologia di fustelle, quelle un po' più spesse, più alte, che sono appunto adatte per tagliare carta, cartoncino di diverso spessore, anche il cartone ondulato e pressato, e vanno bene anche tipo anche il panno Lenci, il feltro, il tessuto, la gomma piuma, anche la gomma crepa, il sughero, la plastica, insomma. Tutti i materiali che non superano appunto i 3 mm. Quindi perciò voglio testare anche queste capelle per vedere se questa tipologia di capelle, se questo prodotto qui va bene per questa fustella. Questo è il codice del prodotto. Sul sito sono presenti diverse tipologie, sia questo che ho scelto io, che è appunto per costruire un porta badge o anche un portacarte, ma sul sito sono presenti anche altre forme davvero molto molto carine. Questa è quella che ho scelto io, che ve la mostro anche ovviamente anche in dettaglio. Vado ad aprire il prodotto. Questo è quello che ho scelto io per realizzare appunto il portacarte o porta badge, davvero molto molto carina. Poi ovviamente potrò realizzarlo in mille colori diversi. Questo c'è anche la ragazza che mostra tutta fiera e disinvolta il suo portacarte. Eccolo qua, non si allargava, davvero molto carina. Anche la dimensione secondo me è giusta e perfetta.
Vedete, qui ci sono anche altre, sempre se si allarga. Non so perché oggi è una connessione di cacca. Vedete, ci sono due colorazioni differenti. E come vi dicevo prima, di queste tipologie di fustelle ce ne sono davvero tante sul sito. C'è questa qui, simil portafoglio. Aspettate, sperando che metta a fuoco tutto. Dicevo, c'è anche questa qui per realizzare appunto degli orecchini con la forma del teschietto, questa per realizzare il fiocchetto, c'è anche un altro portacarte, ci sono questi qui per realizzare delle croci, cuoricini, insomma, ne hanno inseriti diversi, anche questo è davvero molto molto carino. Poi ci sono anche per realizzare sempre, come vedete, degli elementi appunto per realizzare degli orecchini. Aspettate che sia aperta la pagina, così vi mostro anche in dettaglio questa qui. Questa è anche molto molto carina, sempre se mette a fuoco il telefono. Eccolo qua, vi mostro anche i risultati, che poi si possono fare anche di copelle. Questi sono tutti i risultati, sono davvero uno più bello dell'altro. E come vi dicevo, vedete, ci sono anche altre forme, luna. Ci sono gli shaker, ananas, cactus, insomma, uno più bello dell'altro, anche le zampine, i fiocchetti, quest'altra tipologia di orecchino che è davvero molto carino. Ci sono anche altre pagine, poi ovviamente potete spulciare e guardare tutte le nuove forme, anche questo è davvero molto molto bello, sempre se mette a fuoco il telefono, eccolo qua. Insomma, io vi metto il link nell'info box, così potete andare a spulciare questa nuova tipologia di fustelle. E vi mostro anche il prodotto. Aspettate che lo apro. Eccolo qua. Poi dietro c'è scritto tutte le varie avvertenze del caso. Si apre a mo' di libricino. Vedete, c'è anche questa tipologia che è davvero molto carina per formare un coniglietto, e questa è appunto per formare quella lì col fiocchettino. Io ho scelto quella con il gattino, e ovviamente questa fustella andremo a testarla insieme in un prossimo tutorial, così vi mostrerò passo passo come si realizza appunto un porta badge oppure un portacarte a forma di gattino. Poi sul sito, come avete visto, ci sono presenti diverse tipologie di fustelle. Ovviamente andrò a testare anche le copelle, come vi dicevo prima, quindi andrò a realizzare diversi porta badge o portacarte, tutti belli colorati. Non vedo l'ora. Vi ricordo che sul sito di BBCraft è attivo il mio codice sconto, che è Giulia05, per avere 5 dollari di sconto al fronte di un ordine minimo di 40 dollari. Io vi lascio tutti i link e il codice sconto in descrizione. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!